Buonasera a tutti, benvenuti in quello che già abbiamo battezzato il salotto di PhotoZoom, il salotto virtuale, una serie di appuntamenti con il nostro club, ma con tanti personaggi. Iniziamo questa sera con i grandi fotografi, il primo di una lunga serie, speriamo, di appuntamenti che saranno condotti da Luca Cacioli. Luca Cacioli, un giovanissimo fotografo aretino, classe 1991, che si è laureato in architettura a Firenze, dopodiché si è laureato anche all'ABA, che sarebbe la Libera Accademia delle Belle Arti, sempre di Firenze. Qui ha sviluppato il suo interesse, che già era iniziato in età giovanile, per la fotografia, e di conseguenza ha sviluppato e ha dedicato tutto i suoi studi alla fotografia. Luca Cacioli ci accompagnerà come aveva già fatto nel 2015 dal vivo nella nostra sede in Piazza della Stazione d'Arezzo. Ci accompagnerà alla scoperta dei grandi personaggi della fotografia, grandi autori del passato contemporanei, e in questo caso ci racconterà un autore veramente particolare. Si chiama Mustafa Sabbag, come avete visto dal titolo, un autore eclettico di moda, di glamour, di nudo, un autore dell'Italo-Giordano che con la sua foto, diciamo, forse potrebbe anche scandalizzare un po', ma rompe gli schemi e propone una fotografia veramente diversa, veramente particolare. Luca Cacioli ce lo andrà a spiegare. Luca Cacioli entrerà nel suo mondo grazie anche a un docufilm che verrà proiettato durante la serata, che vedrete nei vostri schermi, in queste reti unificate tra Facebook, Instagram e Facebook, Instagram e YouTube, scusate. E niente, quindi la serata, ripeto, gestita in toto da Luca Cacioli, ci farà scoprire questo personaggio, Mustafa Sabbag. Ringrazio Gianni Morè alla regia, che ha permesso tutto questo, chiamiamolo, mescolamento di telecamere tra le nostre, la mia, quella di Luca Cacioli, quella di Fabrizio Casalini, che tra poco vedrete, e quella appunto di Gianni Morè. Niente, andiamo avanti con la serata. Vi passo la parola a Fabrizio Casalini, che vi dirà due appunti per quanto riguarda il termine di questo appuntamento. Sì, un saluto a tutti, saluto tutti, grazie di essere con noi questa sera. Per noi, per PhotoZoom, per l'associazione, è una serata, diciamo, piuttosto importante. Iniziamo questo no nuovo ciclo, in questo 2021 che purtroppo ci vede un po' relegati, al chiuso. La nostra è un'associazione fotografica che fa delle uscite esterne una peculiarità assoluta, ma quest'anno, come ripeto, col Covid saremo costretti, diciamo, a fare molte serate online. Anch'io sì, voglio, Alberto ha già detto tante cose di queste serate. Voglio ringraziare anch'io Gianni Morè in particolare perché per la realizzazione tecnica lo ha curato tutta quella che è la parte tecnica di queste serate, quindi quello che noi metteremo in onda, le varie immagini sono tutte dovute alla sua capacità. E niente, questo è un programma ambizioso che l'associazione si è posta per, ripeto, cercare di tenere insieme un gruppo di fotoamatori
piuttosto ampio che noi abbiamo e che il lockdown per forza di cose tiene distante. Luca Cascioli stasera ci presenterà quest'autore, che è un autore un po' particolare, e quindi questo ci incuriosisce ancora di più. Io non mi dilungo altro, direi che è il momento di far parlare le immagini, di far parlare Luca Cascioli, che sicuramente vi catturerà, perché questo fotografo è un fotografo un po' particolare, e quindi diciamo che vi invitiamo tutti a seguire fino in fondo questa trasmissione. Grazie, a dopo. Un attimo, volevo solamente ricordare, anzi invitare tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando, di mettere intanto il mi piace alla nostra pagina Facebook, di mettere il mi piace a questa diretta e di condividere questa diretta nei vari social, sia Facebook che YouTube, per avere più visione, più platea. Per questa nostra serata un po' nuova e particolare. Scusa Alberto, mi Dimmi. intrometto, però volevo aggiungere anche un'altra cosa, che chi ci vede da casa può comunque interagire, diciamo, inserendo i propri commenti, le proprie domande, che noi valuteremo al momento che arrivano, e senza filtri e censure, assolutamente, in base all'interesse che hanno le domande stesse, le critiche le gireremo a Luca Cascioli, che in diretta potrà rispondere a questi quesiti. Era una precisazione. Quindi siate curiosi e intervenite. Luca Cacioli. Eccolo. Salve, buonasera a tutti. Ringrazio tantissimo Fotozoom che già per la seconda volta, insomma, mi ha invitato in queste serate. La prima volta, come diceva appunto Alberto, da vivo, questa volta un po' a distanza a causa di forza maggiore. Sono, insomma, emozionato di presentare questo artista, perché ho avuto anche il piacere oltre che di sentirlo nei scorsi giorni, ma anche di incontrarlo proprio di persona qualche anno fa, non mi ricordo di preciso, ad Arte Fiera a Bologna, perché io ero lì, che ero stato selezionato fra i migliori 100 giovani fotografi, insomma, italiani, e lui era lì appunto con una delle sue gallerie che esponeva appunto il suo progetto più importante, che poi dopo andremo a vederlo anche più da vicino, insomma, più con precisione nel video che manderà la regia. E diciamo che Mustafa Sabbag, oltre che fotografo, diciamo che è un artista proprio a 360 gradi. Infatti, lui è nato, diciamo, in Giordania, da babbo appunto giordano e da mamma italiana. Poi, subito dopo, si iscrive, insomma, all'università di architettura, diventa architetto, e poi si trasferisce a Londra, dove diventa l'assistente di Richard Avedon, che, come tutti, insomma, sappiamo, è uno dei fotografi più importanti a livello mondiale. E lui, appunto, con Richard Avedon aveva la carriera abbastanza facilitata, e prendeva le sue orme come fotografo di moda, tant'è vero che verrà pubblicato nelle maggiori riviste appunto del settore. Ma lui, diciamo che dopo un po' si stanca di questo mondo, anche perché lo vedeva, insomma, una fotografia troppo perfetta, troppo, diciamo, costruita. Tant'è vero che dal 2009-2010, insomma, circa, decide di abbandonare, tra virgolette, il fotografo professionista nel campo della moda e si getta, diciamo, al 100% nell'ambito della fotografia artistica. Proprio si vede che ha avuto un rigetto, diciamo, anche della fotografia, perché nelle sue opere, che poi andremo a vedere nel video, lui dà molto risalto ai difetti delle persone, cioè mette in risalto proprio il difetto della persona, cosa che nella fotografia di moda appunto si cerca assolutamente di annientare, insomma, di far diventare quasi tutte le persone molto simili con certi canoni. E lui spiega nel video, e anche lo diceva lì ad Arte Fiera durante un'intervista, che
Lui proprio odiava questa cosa e la sua, diciamo, il suo punctum era proprio quello di vedere le persone diverse l'una dalle altre per i propri difetti. Infatti nelle sue fotografie vedremo molto spesso il risalto e i difetti delle persone, insomma. Diciamo che oramai nel giro di poco tempo, se pensiamo, perché sì, lui era famoso nel campo della moda, ma nel campo appunto della fotografia d'arte, possiamo dire, 2008, 2000, insomma, prima del 2010, insomma, ci si cementa al 100%, che sono, diciamo, una decina d'anni, ma nonostante questo è considerato fra i 100 fotografi più importanti e più rilevanti nel mondo, e fra i 40 fotografi più importanti nel panorama. Tant'è vero, il video che andremo a vedere è quello di Sky Arte, e Sky Arte l'ha classificato come uno dei migliori 8 fotografi influenti a livello italiano, insomma, perché lui è stabilmente trasferito a Ferrara, insomma. Io direi che possiamo anche fare la prima parte del filmato in maniera tale dopo da commentarne dopo la visione. Non con la fotografia, ma con chi fotografo, una forma di rapporto amoroso, sessuale, anche intenso, perché comunque è l'atto penetrativo o l'atto di penetrazione arriva non attraverso la fisicità, ma arriva comunque attraverso l'emotività. Io ho il mio spazio e nel mio spazio metto in gioco la mia vita, ho invento la mia, ho invento una vita parallela. Comunque è il mio spazio. E in questo mio spazio tutti possono entrare. Non so neanche più se è più il mio lavoro la fotografia, perché lavori anche quando dormi, perché il tuo pensiero, qualunque cosa guardi, ti riporta a quello che vorresti dire o a cosa avresti voluto dire o come lo vorresti dire. Insomma, ogni giro di sguardo è un scatto, un mondo. Non ho mai perso troppo tempo a pensare molto alla moda io.
E sembrerà assurdo, perché la moda mi ha dato da mangiare. Però la moda è la cosa che mi ha sembra interessato meno. Non ho mai voluto abbattirmi a un modello, appunto. Non a un modello estetico della moda, ma a un modello di fotografia di moda. Don't be stiff, don't be. Always like this. Be relaxing, okay? Take it. Like, okay, you know, take it easy. It's nothing happened. Because I help you. Think I they're help. In the posture, you know. Yeah, but I help you, okay? Yes. Don't be posture. Just very rough. Relax. I need you rough. You know what mean rough? More Russian. More Russian, okay. Okay. More Russian. Okay. Move, guys, move the umbrella, go. You are free, so move a little bit. Do something, okay? Here. With the umbrella, if you hide your face, don't care. If I don't see you, I will see you in the next picture, okay? The umbrella much more down. Don't care for the shadow, please. Don't care for the shadow. I have to care about the light, not you. And don't look at me now. I want you to look there. I like the profile in this picture. In realtà non mi interessa più la carta stampata, mi interessa poco, o forse anche io interesso poco a loro. Perché ti chiedono di essere solo un esecutore, io non posso essere un esecutore, io devo incidere su quelle cose che faccio. E lì non puoi incidere più di tanto, perché una fotografia che fa riflettere non fa comprare. La vera bellezza ferisce, la vera bellezza non rassicura, mette a disagio. Ciò che rassicura, secondo me, è la banalità. Io non so cosa c'è perché non mi ricordo più niente. Qua, riviste. Oh. Ah. Questi veramente vecchi. Quando usavo le Polaroid, no? Vecchissime. Forse dovrei tirarle fuori. Non bene. Questo è il lavoro che feci per un speciale su Yamamoto. Yoshi Yamamoto, beh, questo è uno scatto che... La cosa curiosa è che sono scarti questi, eh? La rivista è lo strumento più veloce per far arrivare l'immagine a maggior numero di persone possibile. E quando avevo l'approccio con certi tipi di riviste, mettevo un chiaro anche all'inizio: mi date il vostro spazio privato per fare un mio modo di pensare, un mio modo. Ho avuto la fortuna di che molti di loro mi hanno assecondato. E facevano sempre le scelte più banali, in realtà, e spesso sono molto più interessanti gli scarti. Ah, beh, questo mi ricordo il titolo, è che è lì l'ho imposto io il titolo di questo servizio, lo vedi? Unfashion, un'antimoda. Io credo che col spazio sia ridotto per tutti, perché chi commissiona lavora nelle riviste. In fondo è indietro rispetto a quello che accade nel mondo reale, perché spesso il consumatore è molto più evoluto, secondo me, di spesso di chi produce immagini. Ha voglia di qualcosa di più, anche di più vero. Sicuro? Come ti senti?
Einstein. No. Sei vero che sei il fratello? Sì, fratello mancato che stivo. Ciao a tutti. Sì, ma la tazza non la vedi, vero? Ciao. Sì, ce l'avevo. Ce l'avevi? È lì là. Ok. Vado a prenderla. Devo fare aspettare. Buonasera, signori. Ciao, bello, stai bene? Bene. Grazie, grazie. E quanto io incido sulla fotografia in realtà e quanto la fotografia incide su di me. E io non sono religioso, non sono credente, e quindi diventa per me una forma di religione, quindi di purificazione. E il mio rapporto per rendere il mondo più sacro è rappresentarlo. E rappresentarlo vuol dire rappresentare il mio mondo. Perché io mi prendo la licenza di spogliarli da tutte le loro insicurezze, paure, e addirittura faccio sì che diventa l'atto più erotico e interessante in quel soggetto e con le persone. È più bello se tu stai un po' più, scusami se ti tocco male, come fosse bravo, fantastico, un po' più. Fermo lì. Bravissimo. Fotografare è davvero un atto sessuale. Io in questo lo credo fermamente. Bravissimo. Perché c'è una forma di abbandono, di fidarsi di te. Tu lo riesci a far fare delle cose che secondo me se fosse nudo e a letto non le farebbe. Il tipo di sguardo languido, la loro voglia di dirti sono qui, fai di me quello che vuoi. È chiaro che c'è un processo prima, è quello di farti amare da queste persone, perché tu non puoi tirare fuori qualcosa che va oltre alla linea o alla fisionomia se tu non sei riuscito a penetrarli nella testa prima. Quando ti trovi in spazi comunque nuovi, finiscono gli spazi
immensi o metropolitani o pieni di gente o pieni di sensazione, di emotività. L'unico modo per non farmi trascinare da quello spazio è mettermi in un angolo e guardarlo. Di conseguenza io riesco in quel modo a diventare io il vampiro, quindi sono io quello che sta accumulando, succhiando e portando dentro di me le informazioni che mi servono in quel momento. Oppure magari non mi servono neanche, ma poi riaffiorano col tempo. Voglio che tu sia attaccato, schiacciati contro il vetro. Così. Sì, ok. Io poi trovo il bello anche in cose che gli altri trovano irritante, squallide, ma perché comunque hanno una forma di attrazione molto ambigua, nel senso che è quanto mi attrae e quanto mi fa paura, perché tira fuori il mio lato è più oscuro, ma il lato oscuro è inteso come indagazione psicologica sul mio essere. Siamo? Ecco, volevo fare una precisazione riguardante, insomma, il video che stiamo guardando. Quando Mustafa, a parte la parte tecnica che naturalmente in altre interviste o in altri video, insomma, da lui pubblicate, insomma, dice che è molto importante naturalmente la parte tecnica, ma quanto sia fondamentale per avere uno scatto che lui ritiene appunto fatto bene la parte psichica, insomma, diciamo, psicologica con il modello. Infatti lui ripete più volte anche in questo video che le persone, insomma, lo devono amare e ritiene lo scatto fotografico quasi un atto sessuale, cioè nel senso proprio le persone, anche in maniera figurativa, i modelli, le modelle che si prestano ai suoi scatti devono essere veramente in empatia con lui, perché devono, insomma, sapere lui quello che vuole, con dei pochi gesti, delle poche parole, i modelli devono assumere certe posizioni piuttosto che altre, insomma. E se io sono rimasto abbastanza impressionato la prima volta, appunto, che ho guardato questo video, all'importanza, o meglio, il motivo per cui mette delle maschere alle persone, ma perché lui dice appunto che se una persona ha i tappi occhi, che non riesce a vedere i movimenti che fa, è più naturale. E questa, se ci pensiamo, è una cosa assolutamente vera. Sono nato ad Amman, in Giordania. Sono di padre palestinese, mamma italiana, un classico nomade, no? Io
ero un privilegiato, nel senso che io in una famiglia dove c'era un'apertura mentale. Però io, avendo vissuto anche con dei ragazzi che hanno vissuto anche nei campi profughi, però che conservavano una certa forma di bellezza, con molti difetti in realtà, ha fatto sì in me di amare anche l'emarginato per un'estetica incompiuta, quindi è un'estetica anche apparentemente selvaggia. Trovo molto interessante che l'imperfezione per noi è la lettura della diversità. Io sono diverso da te non perché ho gli stessi numeri di arti, ma sono diverso da te perché ho altri tipi di difetti. È il mio feticcio. Beh, sì, la pelle, le vene, il blu delle vene, è il sangue che corre dentro le vene, che è la vita. E io sono feticista della vita. Io non voglio avere contatto col prossimo solo per un concetto intellettuale. La carnalità è molto evidente nelle mie cose. Per me il colore della pelle è la cosa più... non è il tramonto la cosa più bella, è il colore della pelle che a me piace. Se questo feticismo, sì, sono molto feticista. Non amo le facce piatte, non amo le persone piatte, non amo la vita piatta, non amo le cose che non riescono a pungermi, a tagliarmi dentro, a toccarmi. E come io dico spesso, è davvero la bellezza ferisce, la bellezza è qualcosa che fa male, ma non per quello bisogna evitarlo, anzi, siamo un po' tutti masochisti in fondo, no? È l'atto più bello del masochismo è amare la bellezza. Un sadico non può amare la bellezza. Io tiro fuori la mia perversione mettendo tutti gli strati, dai più squallidi ai più colti, dentro una cosa che si chiama fotografia. E la vera forza è davvero riuscire a dire
io amo la parte più negativa di me. E quando io parlo del me, lo uso in senso lato. Il me intendo come essere umano, quindi io amo anche la cosa più squallida dell'altro essere umano. Che io amo la parte più che gli altri hanno sempre rifiutato loro. E questo fa sì che l'altro si lascia anche monopolare e quindi anche usare. Io la volta le uso per il mio piacere, giustamente, anche perché è un piacere ricambiato. Io non trovo niente di immorale, è semplicemente un scambio. Uso la parte che gli altri ti hanno rifiutato, perché io amo quella parte. Alberto, non sei caldo. Mi aveva messo muto.
non si sentiva okay, nulla. Ora si sente. La regia mi aveva messo muto, mi aveva ammutolito. Allora mi ripeto tutto quello un po' che ho detto, che siamo tornati nel nostro salotto e facevo diciamo un sunto su questo artista che effettivamente è un personaggio, è un artista molto, molto particolare. La sua foto effettivamente si riconosce tra mille. È una foto, diciamo, un po' difficile anche da digerire, però effettivamente è molto particolare. E siccome io vengo dal settore dell'audiovisivo, del video, volevo sapere se, come un po' tutti i fotografi, anche Mustafa Sagbag si era dedicato a questa nuova branca della fotografia, perché effettivamente poi il video sono migliaia, milioni di fotografie messe una accanto all'altra e quindi l'espressività visiva viene moltiplicata all'ennesima potenza. Sì, sì, Mustafa infatti è molto famoso, diciamo, al parità delle sue foto per la sua videoarte, tant'è vero che viene invitato nei migliori musei, insomma, di tutto il mondo, nelle gallerie più famose contemporanea, sia per le sue foto, per le sue installazioni, ma per la sua arte, che sempre si cimenta sui toni del nero, tono su tono, la ricerca sempre diciamo delle linee del corpo per andare a scovare ancora di più i difetti delle persone, dove lui vuole aumentare diciamo dove vuole mettere l'occhio, appunto. E sì, che sì, sia molto famoso per la videoarte. E poi volevo anche, da buon fotografo, ho notato che alcune sue fotografie effettivamente non corrispondono ai canoni della perfezione fotografica, nel senso che alcune sue foto sono fatte quasi anche come fossero fatte con una Polaroid, con una macchinetta fatta così, anche il flash senza dosaggio della giusta luce, fatte un po', ecco, senza stare più che altro a guardare il contenitore, ma soprattutto a guardare il contenuto, quello che la foto poi riesce a trasmettere. Sì, assolutamente, guarda, questa domanda qui è stata fatta su un'intervista che ho visto appunto su di lui, perché nel 2014, se non erro, 2013-2014, il Maxi di Roma, appunto, gli ha fatto fare una masterclass con 10, diciamo, alunni delle Accademie di Belle Arti italiane, diciamo i 10 alunni prescelti, più bravi, secondo appunto le loro accademie, e tra cui un ragazzo molto giovane, insomma, ai primi anni di accademia, gli ha chiesto proprio questa cosa qua. Dice, nelle sue foto non è una ricerca accurata diciamo, della tecnica fotografica. E in effetti lui dice, sì, hai proprio ragione, io non sono un feticista, appunto, come lui piace definirsi, della tecnica fotografica, però la conosco molto bene. E dice, non per questo vuol dire che chiunque può fare le mie foto. Lui dice, prima uno deve appunto sapere a menadito la tecnica per poi appunto, fra virgolette, sbagliarla. In effetti lui non è un feticista diciamo, dello scatto tecnico, tant'è vero, molte persone potranno dire, io quella foto ho dato molta più attenzione a quel dettaglio, alla luce, una cura maggiore, insomma, in altri ambiti. Però lui fa cadere l'attenzione su quello che vuole. Cioè lui l'importante è il messaggio che riesce a dare in primis a se stesso e poi insomma anche agli altri. Questo si può dire per gli scatti, però io ho avuto insomma l'occasione, la fortuna di scoprire che diverse sue stampe per gallerie sono state appunto stampate da un professionista qui della nostra zona, e mi ha spiegato quanto è difficile stampare le sue foto, soprattutto il suo, diciamo, soprattutto i suoi grigi. Sì, assolutamente, perché c'è proprio un
diciamo, una serie di fotografie che è chiamata Onore al Nero, e un tono su tono, cioè ci sono le persone rivestite di, insomma, di nero, sia che lucenti che opache, su questi sfondi neri, ed è veramente un dramma far risaltare il tutto come vede lui a monitor, ma farlo poi rimettere in carta è veramente duro e difficile. Certo, effettivamente poi se uno va a pensare, l'utilizzo di questa tecnica di scuro su scuro ti fa soffermare sulla foto e ti fa guardare la foto con più profondità rispetto a una foto normale. Sì, assolutamente, anche perché se si guardano poi, la regia dovrebbe avere delle foto appunto che ho passato, ma insomma anche se uno guarda un attimo su internet e mette Mustafa Sabag, insomma le sue foto più famose sono quelle Onore al Nero e anche altre, ma che sono sicuramente tono su tono, si può vedere che è quasi un nero su nero, ma c'è sempre un particolare che spicca, e sì, che insomma mi immagino che quanto sia difficile appunto portare a termine una stampa ben fatta con un autore poi famoso in questo modo, che vorrà la precisione e sarà molto insomma ti fanno mettere gli occhiali e ti fanno avvicinare alla foto per guardarla ancora meglio. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque ecco, grazie. Considerando che queste foto appunto mi hanno detto la regia che sono state ulteriormente schiarite, perché sennò a monitor non sarebbe visto niente, insomma si sarebbe visto solamente quasi una macchia nera. Ti ringrazio per avermi, diciamo, accomunato al giovanissimo studente dell'Università di Belle Arti. Non sono più giovane, quindi mi fa piacere. Ho fatto la stessa domanda di un principiantissimo, ecco, da questo punto di vista. Comunque, mi fa piacere comunque di aver fatto una domanda consona. Ecco. C'è Francesco Marinaro, che ecco, grazie Gianni per aver messo in sovrimpressione, voleva chiedere quanto è importante per questo autore la tecnica intesa nel termine più puro del suo significato, che un po' appunto, espresso un po' anche prima. Sì, però... sì, infatti all'incirca è un po' la stessa risposta, perché sicuramente lui nei primi anni appunto della sua carriera, facendo un fotografo di moda ad alti livelli, perché appunto ricordiamo che era l'assistente di Richard Avedon, sicuramente delle basi tecniche ce l'ha saltissime, cioè nel senso mi immagino nei loro set quando insomma hanno davanti modelli e modelle top a livello mondiale, quanto ci sia il particolare da aggiustare, sì, che insomma io penso che a livello tecnico è uno dei master insomma della fotografia. Poi dopo appunto per quello forse era proprio ossessionato e ha deciso proprio di non dargli così tanto peso, fra virgolette, perché insomma se guardiamo i suoi scatti non era così facile fotografare appunto tono su tono. Però insomma diciamo che lui dà poco peso, perché l'importante è il messaggio che riesce a dare, proprio per questo si è distaccato dalla fotografia di moda e ha intrapreso tutt'altra carriera, che è quella insomma appunto della fotografia, diciamo, contemporanea, fotografia d'arte, insomma. Beh, infatti diciamo. Stavo pensando già, la cosa che hai detto prima mi stava rimuginando in testa, il fatto di imparare la tecnica per avere la possibilità, o comunque sia la facilità di scordarsela. E poi il discorso che poi ritorna invece sull'altissima tecnica, su questo tipo di fotografia, l'altissima tecnica che per riuscire a fare queste foto effettivamente non è semplice. Uno dice sì, faccio lo scatto grigio su grigio, quello che viene, ma c'è sotto una quantità di tecnica che è veramente fuori dell'ordinario, la mancanza di ombre, rimango senza parole, ecco, veramente, veramente particolari. Sì, infatti sono molto particolari e poi sono molto riconoscibili. Questo secondo me dal punto di vista artistico,
quando diciamo un autore riesce a identificarsi su un certo tipo di fotografie, oggigiorno più che mai, che se ne vedono veramente a miliardi tutti i giorni, non è cosa assolutamente da poco. Quando uno riesce a identificarsi dal punto di vista artistico, ha vinto, insomma. Oltre a queste, poi ci sono anche altre foto che lui praticamente ricostruisce in chiave moderna la storia dell'arte, diciamo, più antica, diciamo, la rifotografa con delle muse molto moderne, e sono molto forti dal punto di vista proprio emotivo, ma anche dal punto di vista estetico, insomma, sono veramente tanta roba. C'è un'altra domanda, diciamo, è un'affermazione di Giovanni Folli, che dice che la fotografia comunque di Mustafa Sagbag gli ricorda Alejandro Jodorowsky. Non so se conosci il personaggio. Io no, sì, sono ignorante, non lo conosco, ecco. Anche io sinceramente non lo conosco. C'è un po' spiazzato, comunque sì. Assomiglia a Alejandro Jodorowsky, ecco, secondo Giovanni Folli. Ringrazio Francesco Marinaro, che ringrazia a sua volta per la risposta che gli abbiamo dato, notando anche lui la grande esperienza nel campo della moda. Effettivamente, venendo dalla scuola di Richard Avedon, che è stato il capostipite negli anni, se non sbaglio, negli anni 50-60 dei fotografi di moda, non poteva altro che venire su, ecco, su questo ambito soprattutto. Effettivamente, ecco, questo genere di foto, comunque immagino che nel campo della moda non riesca ad entrarci, però torno lì sul discorso del particolare. A me mi ha colpito il mettere la maschera al modello per dare risalto a tutto il resto, che sia il corpo del modello, che può essere nudo o meno, del modello, della modella, può essere nudo o meno, o all'abito, e quindi qui si entra dentro il campo della moda per dargli appunto più risalto, perché a volte si apprezza di una foto di moda o di glamour il viso o il corpo del modello, della modella, senza dar tanto peso all'oggetto che riveste il modello. Sì, assolutamente. Giusto? Sì, assolutamente. Quindi mettendo la maschera, rendendo inespressivo, come in questo caso, adesso noi vediamo questa foto, giusto Luca? Sì, assolutamente. Diamo più importanza a tutto il resto che alla faccia, che può essere bella o brutta, quello che poi come si diceva il detto, no? Non è bello ciò che è bello. Certo, è bello ciò che piace. È bello per me, ma è brutto per te, viceversa. Sì, assolutamente. Infatti lui, mettendo queste maschere, diciamo, toglie un po' la soggettività del modello, della modella, e fa cadere appunto il punctum, cioè per dare risalto alla fotografia. Luca, c'è stato. Intanto chiedo scusa ai nostri ascoltatori per il collegamento, che è un po' problematico per quanto riguarda la parte di Luca Cascioli. Mi sa che non abbiamo sentito la tua risposta per bene. Ok, spero che ora si senta meglio. No, dicevo che appunto mettendo queste maschere l'autore toglie un po' la soggettività del modello e della modella, ma fa cadere il punctum, l'attenzione appunto dove lui vuole che cada, insomma. In tutte le foto sue c'è sempre specialmente quelle appunto di questa serie che abbiamo visto, tono su tono, c'è sempre un particolare che dà risalto rispetto, insomma, a tutta la foto. E infatti il discorso di mettere la maschera, anche a me mi ha colpito molto, però se noi appunto ci pensiamo, quando non ci si vede si va un po' distinto, cioè siamo un po' più noi stessi, non ci si limita nei movimenti, non ci si limita negli atteggiamenti, e insomma credo che, insomma, questa sua osservazione che fa appunto l'autore sia assolutamente condividibile.
come insomma lui stesso ha detto nel video. Beh, volevo sottolineare anche il fatto di questo periodo di Covid che ci ha messo la mascherina un po' a tutti. E volevo sottolineare il fatto appunto che siamo un po' anche ad aver riscoperto un po' tutti noi la bellezza degli occhi degli altri, di quelli che ci stanno intorno. Quindi grazie anche a una maschera che ci copre metà volto, siamo andati a vedere dei particolari che spessissimo non guardavamo, sì, oppure guardavamo ma venivamo distolti da tutto il resto. E quindi molto probabilmente lo stesso discorso può essere riportato anche nella fotografia di Mustafà. C'era Fabrizio che voleva fare assolutamente. No, ti volevo dire soltanto che rispetto, si è parlato di canoni, no, della fotografia di Sabà, ma diciamo che lui è un fotografo che secondo me è riuscito, è la cosa più complicata per un fotografo, a far vedere nella sua fotografia quello che lui veramente vuol dire, diciamo, dal più interiore, nel senso più interiore del termine. Quelli, apparentemente, i suoi non sono canoni fotografici, anche se in realtà sono canoni in assoluto, sono i suoi. Ecco, lui è riuscito con la sua fotografia a creare un canone che è quello di Mustafà Sabà, è il suo. Infatti è una fotografia che chiaramente è estremamente riconoscibile per certi aspetti, no? E secondo me lui, al di là del un personaggio molto, molto particolare, perché bisognerebbe anche cercare di capire, questo bisognerebbe parlare anche un pochino più a fondo con lui, il perché di questa ricerca continuamente del nero e della privazione del volto. Quindi c'è una ricerca, una situazione interiore che secondo me è un po' al di là della fotografia, che è un po' particolare. Lui utilizza il mezzo fotografico per esteriorizzare, per trasmettere queste sue sensazioni, questi suoi sentimenti, che secondo me vanno molto oltre anche la foto, sono molto interiori, ecco, rispetto a quello che ci fa vedere. È comunque estremamente particolare e importante nel mondo fotografico. Ecco. Sì, assolutamente. L'unica cosa che posso dire riguardante insomma la sua ricerca del nero, da quello appunto che ho potuto sentire un pochino, ascoltare quando insomma, ho avuto l'occasione di vedere dal vivo queste opere, è un po', lo fa in, naturalmente, come si può capire, in critica sociale, insomma, nella critica sociale in cui ci troviamo, insomma, degli aspetti che va a toccare, forse anche dal suo vissuto, insomma, da questa sua lui si sente nomade, aver viaggiato molto, insomma, secondo me è proprio questo, inerente un po' una critica sociale, e tutti gli oggetti di spicco che ci sono nelle sue foto, a parte il nero, vanno a richiamare un po' qualcosa. C'è anche una ricerca di una sessualità un po' cruda, un po', diciamo, primordiale nella sua fotografia. Mi sembra che sì, assolutamente. Diciamo, è un nudo che richiama un pochino i primordi. Sono corpi in cui anche l'esaltazione del colore non tende, che sono in tonalità del grigio, non tende a armonizzare l'immagine, ma forse a renderla un pochino più, a tratti anche un pochino più spigolosa dal punto di vista proprio cromatico. E secondo me poi è un'opinione che sì, assolutamente. Diciamo, è contraddetta, però ecco, mi sento di fare. E ciò non toglie che non è che questo commento sia in negativo, anzi, secondo me la sua fotografia porta qualcosa di nuovo nell'ambito della fotografia, esce un pochino da quelli che sono i canoni anche di grandi fotografi. In qualche foto in qualche foto di nudo ho rivisto anche dei tratti di Newton, che insomma, secondo me, a volte Newton è un fotografo che ha lasciato l'impronta. Chi viene dopo e fa nudo magari può finire anche per dare qualcosa che assomiglia, insomma. Però diciamo, è una fotografia, quella di Sabà, molto personalizzata.
Sì, assolutamente. Poi, appunto, personalmente penso che questa fotografia o piace oppure uno, cioè, o uno gli piace o uno la odia, non ci sono mezzi termini, proprio perché è una fotografia molto cruda, molto, molto diretta, insomma. Secondo me uno o proprio è amante oppure la odia. Sta di fatto che, insomma, lui, secondo me, il suo grande, diciamo, importanza che ha a livello mondiale è proprio quello di aver creato, diciamo, tra virgolette, proprio uno stilema, cioè nel senso che le sue foto sono riconoscibili anche quando uno va, io sono stato appunto in una fiera di arte oppure in qualsiasi altra galleria con più artisti, le sue foto spiccano subito e non c'è nessun altro che fa quel tipo di foto in quel modo, insomma, diciamo, sicché diciamo, di essere riconoscibile è al 100% una cosa positiva, insomma, per un artista. Penso che sia proprio l'obiettivo. Sì. Non ti sentiamo in questo momento, Luca. Non ti sentiamo più, sì. Mi senti? Luca? Adesso sì. Sì. Okay. No, dicevo che dal punto di vista artistico, secondo me lui ha centrato proprio al 100% l'obiettivo, insomma, quando uno è riconoscibile a livello mondiale, diceva appunto, se uno entra in una mostra con diversi artisti, le sue foto sono riconosciute al 100%, anche perché ci sono altre persone che fanno nudo, che fanno tono su tono, ma in questo modo come lo fa lui, penso che sia lui. Yes. È un po' al limite. Sì, assolutamente. Un fotografo molto sul limite di un genere. Dunque, di fotografia. E poi chiudo, scusa un attimo, dire... Alberto, poi dicevo che semplicemente che quando uno arriva, un artista arriva ad avere una notorietà di questo genere, poi è evidente che si può permettere anche nell'ambito tecnico di venire meno a certi canoni che chiaramente per noi fotografi più o meno evoluti sono la Bibbia, insomma. Poi dopo si va a vedere delle fotografie che magari sono torte. Ora lui, devo dire che su quelle foto del nero cura molto anche la centratura dell'immagine, diciamo l'equilibrio della figura, per cui insomma, però insomma, sono in questi personaggi qui chiaramente si perdonano anche delle mancanze dal punto di vista proprio teorico della fotografia, insomma. Sì, assolutamente. Mi sono intromesso, scusa. No, volevo solamente sottolineare la cosa che dicevate prima, che all'inizio effettivamente è una fotografia, questa di Sabah, difficile da digerire, però quando cominci a guardarla da vicino, cominci a, ti dirò forse un po', a studiarla, a cercare di capire il perché, per come, è una fotografia che alla fine ti piace, è particolare, è strana, però è una fotografia che alla fine si fa guardare. All'inizio, come l'ho vista la prima volta, ho detto ma siamo matti per davvero, invece poi alla fine fa anche piacere guardarla. Sono cose molto particolari. Sì, assolutamente. Guarda, tanto è vero che all'inizio è una fotografia, diciamo, che rispecchia diciamo i miei canoni estetici, insomma il mio genere di fotografia che faccio sia a livello artistico che a livello, insomma, professionale. Però se uno continua a guardare le sue interviste, a rivedere le sue foto, più che altro a riuscire a capire il perché appunto fa certe foto, che non è facile, non è assolutamente facile capire un artista estroverso in questo modo, però dopo è una fotografia che piace, secondo me piace tanto. Anche proprio a livello di arte contemporanea, infatti lui è stato molto molto forte. È nuova. Sì, infatti io, scusate, ma penso che l'aver inserito il filmato precedente alla carrellata di foto che poi ci hai fatto vedere sia stato assolutamente utile per poter capire meglio
quelli che sono i canoni, perché come ho detto anche all'inizio del mio intervento, secondo me una chiave di lettura importante nelle fotografie di Sabba sono l'aspetto è andare a cercare un pochino dentro di lui quello che voleva dire con queste foto, e meglio di lui nel parlato del filmato non c'è niente, quindi lui insomma ha fatto più volte capire di questo suo modo di interpretare queste fotografie per una sorta di quasi di liberazione interiore, no? Perché questo fatto è un atto sessuale per lui, ha detto. Sì, esatto. Quindi diciamo questo fatto di oscurare anche la faccia in molti soggetti la dice lunga un pochino su tutta una dinamica interiore che poi credo così di interpretare che sia stata quella che l'ha portato a questo tipo di foto, insomma, ecco, che io veramente comunque al di là della crudezza apprezzo, perché sono un'espressione diciamo artistica molto molto particolare e di assoluto valore. Assolutamente. Bene, siamo arrivati a un'oretta e 10 di diretta, la nostra prima diretta, siamo neonati per le trasmissioni in streaming sul web, un'idea nata dal nostro direttivo che ha deciso di in questo periodo di lockdown creare questo salotto virtuale per poter continuare l'attività classica nostra, quella del nostro club, di ritrovarsi, e quello di farlo online alla portata anche di tutti, anche di coloro che fino a poco tempo fa non riuscivano a raggiungerci. Per concludere, prima dei saluti, vi volevo ricordare giovedì, se non sbaglio, giovedì 25 prossimo, giovedì 25 febbraio, una serata da non perdere. Avremo ospite un numero uno della fotografia subacquea, Francesco Turano, un fotografo fantastico che vi guiderà nel mondo sommerso con delle foto veramente fantastiche. Francesco Turano è uno tra i più grandi fotografi subacquei, vi farà conoscere questo mondo, soprattutto a coloro che il naso sott'acqua non ce lo mettono e che diciamo non sanno nulla di fotografia subacquea. La serata è con il patrocinio della Federazione Italiana Attività Subacquee, della quale io e Gianni facciamo parte, conosciamo personalmente Francesco Turano e ci gradirà della sua presenza con tutte le spiegazioni per quanto riguarda, ripeto, la foto sub durante questa serata che è a lui dedicata, 25 febbraio 2021, sempre alla solita ora, qui su PhotoZoom, canale YouTube, Facebook e Instagram. A questo punto volevo chiamare anche Mauro, anche Mauro Paci. Io direi anche comunque, scusate se mi intrometto, ma direi comunque anche che noi tutti i giovedì, grosso modo, siamo presenti online, per cui chi si vuole mettere in contatto con noi e sentire le chiacchiere intorno alla fotografia lo può fare senza problemi. Ora vorrei che anche Mauro Panci salutasse, perché sì, diciamo anche lui è stato artefice importante per la realizzazione di questo evento e dei prossimi eventi che verranno, come si è detto, online. Quindi anche io vi saluto anch'io e lascio le ultime parole conclusive a Mauro. Volevamo far fare un saluto anche al nostro grande regista, bravissimo Gianni Moretti, dovrebbe fatti vedere anche te, se non sei in canottiera.
tutte le cose che non sono andate bene, tutte le cose che non sono andate bene sono causa di, è colpa di quel signore che avete appena visto. Sto scherzando. Vai Mauro, ciao. Sì, buonasera a tutti, grazie Fabrizio, grazie Alberto, ma un intervento veramente telegrafico il mio. Questo Covid, diciamo, ci ha costretti a interrompere qualsiasi tipo di attività sociale che svolgevamo nel nostro club. Stiamo cercando di reinventarci. Questa è stata la nostra prima diretta, una delle tante. Io mi sono goduto lo spettacolo da dietro le quinte e mi sento di dire che è andato, per essere la prima volta, veramente veramente bene, e per questo vorrei ringraziare prima di tutto Gianni Morè, che ci ha dato una grandissima mano e ci darà ancora una grande mano successivamente. Alberto sicuramente, Fabrizio, che sono stati veramente bravissimi nel gestire la serata, e naturalmente Luca Cascioli, che è stato un grandissimo intervento. Quindi grazie a tutti, vi aspettiamo prossimamente con altre attività, altre dirette e altre belle cose da vedere insieme. Grazie. Francesco Marinaro faceva una domanda. Sì, infatti, vuole che gli siano ricordati gli eventi prossimamente, quindi ecco, Mauro, comunicare il suo numero di telefono per poter essere anche assolutamente sì, canale. WhatsApp, oppure anche su Facebook sul noi sito. Abbiamo la pagina. Sul sito c'è vari canali per poterci contattare. Ripeto, iniziative ne stiamo programmando tante, andando anche oltre la serata subacquea. Ci sarà quella con Paolo Sodi, filmmaker a livello nazionale. Per cui, insomma, le cosine noi stiamo cercando di farle. E quindi con i limiti di chi inizia un nuovo percorso cercheremo di migliorare quelle cose che chiaramente non sono venute perfettissime, però tutto questo insieme a voi, insieme a tutti voi che ci darete la forza di continuare con la vostra presenza online il giovedì. Niente, io direi di chiudere. Un ringraziamento ancora una volta a Luca Cascioli. E grazie a voi. Luca è sempre stato molto carino con noi, è molto professionale, per cui sicuramente noi approfitteremo delle sue competenze, delle sue conoscenze fotografiche, diciamo nell'ambito proprio della fotografia in generale e anche tecnica come professionista, anche prossimamente per altre serate. Signori, grazie a tutti. E spero di ritrovarvi numerosissimi il prossimo giovedì insieme a Mauro, insieme a Alberto, insieme a tutti quelli che saranno con noi. Grazie giovedì, a tutti. L'appuntamento di giovedì alle 21 con Google Meet. Bisogna collegarsi con Google Meet in modo tale da avere tutti la parola e partecipare, esatto, sempre alla serata, sempre sulla nostra pagina Facebook. Andate a vedervi gli indirizzi per poterci recuperare nella rete, nelle varie posizioni della rete. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Buona luce a tutti. Ciao.